Le tue foto, che adesso stiamo per vedere, sono le foto di un racconto che è durato 4 anni, iniziato con Maidan nel 2014 e prosegue tuttora, perché nel Donbass, diciamo, nonostante la tregua, ma non c'è una pace. No, purtroppo no. La cosa più incredibile per me è che mi capita di girare l'Italia spesso per conferenze, invitato, è mostrare le mie foto, i miei video e vedere le facce esterrefatte degli spettatori, ai quali sembra che quelle immagini vengano da altri tempi, perché non si immaginano neanche che nell'Europa del XXI secolo c'è in atto una guerra che si combatte con armi a volte anche pesanti, ci sono bombardamenti, ci sono vittime civili, vittime tra i militari. In questi ultimi 4 anni sono oltre 10.000 i morti, soltanto nel Donbass. Sì, sì, è una situazione catastrofica, un'economia che sta franando e una crisi umanitaria. Io adesso sono tornato a dicembre 2017, ho trascorso un mese con le persone che vivono a Spartak. Spartak è questo villaggio a ridosso di Donetsk, attraversato dalla linea del fronte, che è questa linea di faglia che praticamente spacca l'Ucraina orientale dall'Ucraina occidentale. E ho vissuto con queste 45 persone, che sono le residuali delle 5.000 che vi erano prima della guerra, e lì sembra di vivere in un inverno post-atomico, perché vedi devastazione e vedi queste 45 persone che si aggirano e di giorno fanno lavori socialmente utili, mentre la notte vivono riparate nei bunker per sfuggire ai bombardamenti. Ecco, queste 45 persone che sono rimaste sotto, diciamo, sotto le bombe, colpi di mortaio, perché sono rimaste? Ma questa è la domanda che si fa che io rivolgo sempre a tutte queste persone nel Donbass, perché loro dicono che questa è casa nostra. E in effetti, per molte, io la persona che forse più mi ha strappato il cuore è questo campione di calcio, si chiama Artyom Evlanov. Lui giocava nel campionato maggiore ucraino, ha giocato anche in Russia, e lui di Donetsk. A un certo punto lui non ha mai preso le armi, non si è mai interessato alla guerra. Quando è scoppiata la guerra, praticamente gli è stata quasi posta una scelta, cioè quella di tornare nell'Ucraina occidentale. Lui invece ha detto: io sono di Donetsk e voglio rimanere a Donetsk, perché io sono cresciuto a Donetsk, i miei figli sono di Donetsk. E lui alla fine è stato squalificato a vita dalla federazione. Adesso lui allena i bambini, conduce una vita normale, però è una tristezza, perché la squadra di calcio per la quale lui tifava non è più a Donetsk, ma gioca altrove. Io quindi, che sono romano, immagino i miei amici che seguono il calcio, immaginare che la Roma non giochi più a Roma, ma giochi a Milano, per esempio, e non poter andare la domenica a vedere la partita. Sembrano tante piccole cose, ma è quella normalità che si è venuta a rompere sostanzialmente. E la cosa più impressionante è che tutto questo avviene a 2 passi da casa nostra e noi facciamo finta di non accorgerci di quello che stia succedendo. Il mio lavoro ultimamente si è concentrato proprio sui civili, su queste persone. Mi è interessato molto il teatro dell'opera di Donetsk, che è impressionante. Perché questo tuo lavoro l'hai chiamato, diciamo, con un doppio senso, teatri di guerra, che teatro è il teatro, ma, diciamo, in linguaggio tecnico per i militari, il teatro di guerra è dove si combatte la guerra. Quest'idea mi è venuta nel 2016, ero sempre lì a Spartak, in una abitazione mezza distrutta, occupata dai militari, militari separatisti, e stavo intervistando un comandante militare. In quel momento eravamo distratti e all'improvviso abbiamo sentito un fischio violentissimo. Nei film questo fischio è molto prolungato, lì sarà durato 2 secondi, un'esplosione incredibile, detriti sulla testa, siamo scappati nel bunker e il bombardamento ha proseguito per altri 10 minuti interminabili. Dopodiché io sono rimasto per altri 3 giorni con i militari, quindi senza avere la possibilità di lavarmi, insomma ero sporco, perché c'era il fango, era estate, faceva molto caldo. A un certo punto sono con un militare, sono ritornato nel centro città di Donetsk. Sono tornato nel centro città di Donetsk e lì la cosa assurda è stato il contrasto, perché a Donetsk la vita ha una parvenza di normalità. Sono stato lasciato con la macchina nel parco Scerbakova e c'erano le spose che facevano le foto per il book fotografico, c'erano i bambini che si tuffavano dal ponte nel laghetto. Quindi c'è, cioè, come una sorta di porta dimensionale, no? In cui tu hai da un lato la città che tenta di vivere naturalmente e dall'altro lato c'hai il teatro di guerra. Dopodiché io sono andato nel teatro dell'opera e lì è ancora un salto di qualità, perché lì praticamente tu entri in un mondo fatato, perché ci sono le ballerine e la guerra te la scordi, e lì capisci in quel momento anche l'importanza dell'arte, che noi certe volte tralasciamo, cioè che l'arte è una sorta di balsamo per l'anima, perché ti fa scordare anche l'orrore della guerra.
E questo teatro ha sempre funzionato, non ha mai smesso di funzionare, anche nel 2015, quando a Donetsk erano rimaste 60.000 persone su 2 milioni. E questo per me è stato significativo e per questo mi sono focalizzato su questo tipo di contrasto, tra il contrasto del teatro inteso come teatro dell'opera e il contrasto del teatro inteso come teatro di guerra. Infatti abbiamo visto le foto che molto bene raccontano questo contrasto. Grazie, grazie Giorgio Bianchi per grazie le tue a voi foto per l'invito. E il tuo racconto che grazie. Ci ha portato lì.